Zenitti, un 6-6 contro il Petrarca, a parte l'ovvio rammarico per aver subito il gol del pareggio nei secondi finali, come valuti complessivamente questo risultato? Ma al di là del risultato devo valutare la prestazione dei ragazzi, che è stata straordinaria, encomiabile. Sono andati oltre il dolore, la stanchezza, le assenze, oltre tutto. Hanno disputato una gara incredibile e purtroppo poi degli errori ci possono stare, perché quando ovviamente ti viene a mancare anche Cesaroni a inizio gara, i ragazzi tutti stanchi, hanno stretto i denti, ci possono stare delle disattenzioni. Mi dispiace per il gol finale, perché è il terzo consecutivo che prendiamo in questo modo. I ragazzi stanno facendo una difesa del portiere di movimento quasi perfetta, però ci facciamo prendere dalla voglia di voler salire. Già è successo col Pescara, con la Came e anche oggi nel finale, e quindi questo non va bene, ci dobbiamo lavorare, perché non possiamo farci prendere dalla foga nei momenti finali. Detto questo, ripeto, complimenti ai miei ragazzi, a due campioni eterni come Wild e Neto, che hanno fatto una gara clamorosa, ai più giovani che hanno dato una mano, a Nicolangelo Arvonio, a Isi, che dopo tanto tempo è sceso in campo dopo un infortunio lunghissimo, ha dato una mano, veramente straordinari. Devo solo fargli i complimenti, però allo stesso tempo sono un po' arrabbiato, un po' dispiaciuto, perché ecco, meritavano i 3 punti per la partita che hanno fatto. Hai parlato di prestazione, secondo me, partendo proprio dalla prestazione, vorrei analizzare con te la consapevolezza che questa squadra ormai sta acquisendo. Non è un caso che oggi vi giocavate il quarto posto. In prospettiva verso questo finale di regular season, sicuramente una nota importante. Sì, la squadra da tempo sta dimostrando grande personalità. Per me lo ha dimostrato ancora di più nei momenti difficili, quando non arrivavano le vittorie, perché comunque il gruppo è sempre rimasto unito, ha continuato a lavorare, ha saputo incassare i colpi, e adesso ovviamente siamo noi che insomma abbiamo la possibilità di dire la nostra, e siamo contenti comunque oggi di proseguire la nostra striscia positiva davanti a una delle squadre tecnicamente più forti del campionato, perché non ci dimentichiamo il valore del Padova, avendo due giocatori in tribuna oggi, Parrel e Oselito, che sarebbero titolari in quasi tutte le squadre, quindi una squadra fortissima. Però i miei ragazzi hanno dimostrato di essere tranquillamente allo stesso livello e hanno fatto veramente una gara straordinaria, quindi complimenti a loro, complimenti per quello che stanno facendo, ma non siamo appagati, vogliamo proseguire su questa strada. Adesso però abbiamo assolutamente bisogno di riposare, di provare a recuperare le energie per andare a fare un'altra battaglia sabato a Mantova. E purtroppo abbiamo perso 2 punti alla fine, un po' di bronca, un po' di incazzamento, no? Perché abbiamo fatto una grande partita, siamo stanchi, siamo pochi giocatori, ma entregamo tutti, diamo il 100%, e come te dico, purtroppo non possiamo rimanere con le 3 punti qua. Il campionato però corre veloce, si torna in campo già sabato, una trasferta lunga contro il Mantova. Come si arriva sia mentalmente che fisicamente a quella partita? Come sempre, per questa strada, dando il 100%, siamo stanchi, è vero, ma abbiamo un cuore gigante come squadra e lasciamo tutto nel campo. Questo è quello che andiamo a fare a Mantova e lo che continueremo facendo tutta la stagione. Oggi non è arrivato il sorpasso al quarto posto, ma secondo te fino alla fine del campionato ci sarà questa possibilità? Aspettiamo che sì, non lo so, ma noi facciamo tutto per arrivare lo più alto possibile nella classifica e come ti dico, lasciamo tutto in campo, il 100% sempre per vincere.